Da 23 modi per sopravvivere. Sic mundus creatus est. Contiamo insieme tutte le lettere. 23 volte siamo stati qui, come il tuo amore, in congedo dalla vita. Ci toccherà per ultimo nominare i successori al principio del cosmo. L'alfabeto latino è composto da 23 lettere. Questo essere i minerali, atto trasformativo e litania, è l'enigma che incede, farsi divinazione, chiamare un nome, dirsi l'attesa. Il 23 è composto dai numeri 2 e 3. Il numero 3 è attivo e possiede una grande forza energetica. Simbolo della conciliazione, la sua espressione geometrica è il triangolo e del ritorno del multiplo all'unità. Anche il cervo conosce il suo destino, oltre la persistenza dell'ombra, che reclama un nome alla terra. Ma solo a chi prosegue la caccia spetta la conta. Il 23 è un numero dispari. Ti insegnano ad amare fino al giorno in cui tutto verrà spazzato via e non potrai disporti alla tassonomia della casa. Resterà la calce a suturare i buchi nel petto. Ci toccherà separarci, cedere il peso agli altri. Il 23 nella teoria dei grafi è un numero di Wedderburn e Terrington, un numero di distinti alberi binari. In tassonomia cladistica rappresentano il numero di possibili alberi evolutivi per un dato numero di specie, inclusi i punti di speciazione. Irrigidisci bene il corpo, addomestica la lingua, la pietra si spacca sotto l'acqua. Ma i denti resistono, lasciano la primavera a chi spetta di diritto. Una chiave non apre le porte, rompe solo gli equilibri. 23 è il più piccolo numero di bacchette necessarie per irrigidire un cubo.